Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Mi riconoscete? Sono Flick, il menestrello, col naso a punta e un sonoro cappello. Sono affascinante, sono curioso, spesso dicono che sono anche dispettoso. E oggi sono venuto qui in biblioteca, ma è chiusa. Sono triste, sapete? Perché è da un anno che non riesco a viaggiare. E allora ho detto, viaggerò almeno con la fantasia. E così sono venuto alla ricerca di libri. Yuhu! C'è qualcuno? C'è qualcuno in biblioteca? Yuhu! Yuhu! No, 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 mi sembra che non ci sia nessuno. E io sono disperato, come faccio, come faccio? Non mi era rimasto che la fantasia per viaggiare. Yuhu! Niente. Mi sembra di sentire qualcuno qui dentro. Forse c'è qualcuno? No, no, mi sono sbagliato. No. Oh, come mi dispiace, sono disperato. Sono disperato. Flick, ma non star lì a disperarti. Invece, partiamo insieme in un viaggio di libri. E vedrai. Vedrai che tutto si sistemerà. Se io fossi un libro, vorrei avere sempre un posto per me nella stanza incantata di ogni bambino. Se io fossi un libro, vorrei essere letto fino a notte fonda da chi, in silenzio, mi chiama amico. Se io fossi un libro, chiederei alle persone di non usarmi solo come soprammobile. Se io fossi un libro, 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 l'ambiente. 365 pinguini. Il primo giorno dell'anno, alle 9 del mattino, suona il campanello. È un fattorino. Apro il pacco e trovo un pinguino. Ma chi avrà mandato questo strano regalo? Cerchiamo sulla scatola il nome del mittente, ma non c'è nessun nome. Ehi, guardate cosa ho trovato, dice mia sorella Clementina. Sono il numero uno a darmi del cibo, pensi qualcuno? Strano, dice mio padre. La mattina dopo, trin, un altro pinguino. Non c'è un nome sulla scatola, non c'è indirizzo, niente di niente. C'è solo un biglietto sotto il coperchio. E questa volta è un po' diverso. Sono il numero 2 e come il numero 1 ho bisogno di qualcuno. E pinguino dopo pinguino, giorno dopo giorno, come andrà a finire la storia? Leggere, 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 leggere in equilibrio, leggere, 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 leggere insieme, leggere, 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 leggere le figure, leggere, 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 leggere per dormire, leggere, 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 leggere la domenica, leggere, leggere a chi non sa leggere, 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 leggere a chi è lontano, leggere, leggere, leggere la diversità. Il pentolino di Antonino. Antonino trascina sempre dietro di sé il suo pentolino. Un giorno gli è caduto sulla testa. Non si sa bene il perché. Per via di questo pentolino, Antonino non è più come gli altri. Antonino ha molte qualità, ma spesso la gente vede soltanto il pentolino che lui trascina dappertutto. Lo trova strano. È anche inquietante. In più, il pentolino gli complica la vita. Antonino vorrebbe tanto, tanto sbarazzarsi del suo pentolino, ma è impossibile. Il pentolino è lì e non c'è niente da fare. Un giorno non ne può più e decide di nascondersi. Antonino riuscirà ad utilizzare il suo pentolino? Chissà che cosa succederà. Un bambino che legge. Quando un bambino quando legge. Un bambino legge. Un bambino che un legge. Bambino che legge. Quando un bambino legge, le bugie scappano a nascondersi. Un bambino che legge,
regala nuove speranze al mondo. Un bambino che legge è un'opera d'arte. Quando un bambino legge, la fantasia si innamora dell'infinito. Quando un bambino legge, emozioni. Lison ha paura. Mamma, ho paura. E di cosa hai paura, pulcina mia? Non sono una pulcina, sono una bambina. Va bene. E di cosa hai paura, tesoro? Non lo so. Forse hai paura del lupo? Ma no, non ho paura del lupo. I lupi abitano nei boschi neri con la luna piena. E poi il lupo è uno degli animali più carini. Papà, ho paura. Di cosa, capretta? Non sono una capretta. Giusto, giusto. Allora, angelo mio, hai paura della strega cattiva? No, no, la strega ha rotto la scopa e se ne sta chiusa nel suo buco schifoso e pieno di ragnatele. È di cattivissimo umore perché ha un furuncolo enorme sul naso e i piedi le puzzano. E tutte le altre streghe la prendono in giro e si sbellicano da ridere. Hai ragione, l'avevo dimenticato. Chissà Lison di cos'altro ha paura. Vorrei tanto scoprirlo. Questo libro puoi leggerlo ad un ippopotamo. Questo libro puoi baciarlo, abbracciarlo e annusarlo. Questo libro puoi leggerlo nella vasca da bagno. Questo libro, se fa freddo, puoi mettergli il maglione. Questo libro se lo leggi mentre ti fanno il solletico, ti scapperà da ridere. Questo libro puoi leggerlo per aria a tutta la città. Questo libro puoi portarlo a pranzo con te, ma non dargli da mangiare. Questo libro è fantasia. Il libro del perché. Perché l'arcobaleno esce quando piove? Generale temporale, la battaglia è terminata. Per i tuoni e per i fulmini fa suonare la ritirata. Vittorioso, già s'avanza, tra le nuvole il sereno, sventolando con baldanza la bandiera arcobaleno. Perché la luna non casca? Non casca? E come se casca? La luna cade verso la terra e non le piomba addosso perché la terra scappa via. Se non cascasse, la vedremmo fuggire lontano per l'universo, come un palloncino quando si strappa il filo. Perché? 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 Chissà quanti perché in questo libro dei perché. Vorrei tanto sfogliarlo tutto. Lucia il suo librino lo legge sotto il piumino. Alberto senza paure dentro la vasca legge avventure. Paolo non è mai stanco e legge sotto il banco. Pietro legge felice sulle ginocchia di mamma Alice. Quel che piace a Dedè è leggere al caffè. Legge sempre la bella Lea sulle ginocchia di papà Andrea. A Marco in biblioteca piace andare, chiudere gli occhi e le storie sognare. E tu dove leggi? E tu con chi leggi? E tu dove leggi? E tu con chi leggi? E leggere insieme. Amicizia. Cinque vicini molto invadenti. Il signor Orso viveva tutto solo in una casetta isolata, in mezzo al bosco. E gli stava bene così. Potete quindi immaginare il suo malumore quando una famiglia di conigli costruì la casa proprio accanto alla sua. Toc toc! Buongiorno, signor Orso. Avresti forse del miele da prestarci? Toc toc! Buongiorno, signor Orso. Ci spaccheresti della legna, per favore? Toc toc! Hai forse dei libri da prestarci? Toc toc, buonasera signor Orso, ti andrebbe di vedere le stelle cadenti con noi? No, 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 no. Voglio solo essere lasciato in pace. E poi? Come continua? E alla fine? Cosa succede?
Guardate che sorpresa! Non è chiusa la biblioteca, ho scoperto che è aperta. Avevo ragione, c'era dentro qualcuno che per prendere i libri non è che si può venire, bisogna spedire una mail oppure telefonare. E così io scelgo i libri che voglio sul sito e me li preparano. E poi torno e me li metto tutti nella valigia. Guardate un po', vi piacciono? Io ho scelto questi libri perché mi ispirava la copertina, perché mi ispirava il titolo e perché mi ispirava la fantasia. E voi, se volete, potete prendere anche voi dei libri in biblioteca, come ho fatto io. Allora, ora non sono più triste, eh? Ah no, ora sono proprio contento. Guardate, guardate, Flick è contento. È anche molto bello. Ve l'ho già detto? Ve l'ho già detto che sono molto bello, elegante, curioso. Ecco, sì, ecco. E allora ora vado a casa a leggermi tutti questi libri. E poi li riporto e poi ne prenderò altri. E voi? Cosa fate? Venite anche voi in biblioteca? Ritirate i vostri libri. A presto. Ciao bambini.